Una crisi stroncata sul nascere. In una gara davvero d'altri tempi, la debordante vittoria di Sassari deve essere interpretata così. Non era facile dopo lo scellerato match interno con l'Avellino, con annessa sacrosanta contestazione. Urgeva dunque una prova di grande temperamento che il Pescara sfodera nel giorno più difficile, quello della verità. Sì, perché con una sconfitta, con un pareggio, secondo me i discorsi erano chiusi, anche perché la Torres veniva da 6 risultati utili consecutivi, una squadra in grande forma per cui la temevamo tantissimo, e oggi abbiamo sfoderato una grande partita classica della nostra squadra che non riesce ad avere un certo equilibrio, per cui va bene, siamo contenti. I biancazzurri non vogliono più vivere di rimpianti. Nella partita che può davvero segnare una stagione giocano con anima, cuore e cervello. Iaconi ridisegna soprattutto il reparto di metà campo con due mediani centrali, Perra e Di Fabio, un esterno Apa e un tridente d'attacco così composto: Cecchini punta centrale, Palladini a ridosso e Giampaolo largo a sinistra. Scelte illuminate che producono effetti pressoché immediati. Quarto giro di lancette, Giampaolo invita Cecchini, taglio e conclusione, Pin non si fa sorprendere. La Torres, ispirata dal talentuoso Frau, non commette l'errore di chiudersi e in due circostanze crea le premesse per cambiare la storia del match. Nella prima, che nasce da un errato disimpegno di Micolucci, Zitolo, liberato da Frau, non inquadra lo specchio da posizione più che privilegiata. Nella seconda invece bravo Santarelli, tempestivo in uscita sui piedi di Fasano. La partita è vivace, godibile, giocata a viso aperto senza particolari tatticismi. Tempo di riaffacciarsi nella metà campo sarda e il Pescara crea un'altra limpida opportunità. Apa suggerisce, Giampaolo spreca, ma è solo l'inizio del Giampaolo Paolo Dei, corner di Cecchini e deviazione vincente del fantasista biancazzurro. Siamo soltanto all'11esimo, eppure il match sembra avere già un indirizzo ben preciso, ma con il Pescara di quest'anno mai dire mai. E infatti due minuti più tardi è Santarelli a complicare la vita a se stesso e agli altri. La sortita aerea non è delle più felici. Udassi arriva quasi in cielo e Fadda da 0 metri 0 non può fallire. Il Pescara dunque torna alla cruda realtà. Di Fabio alza bandiera bianca, tutti pensano ad un cattivo presagio invece dal dimenticatore. E proprio il caso di dire così, spunta l'omino della provvidenza, Luca Minopoli, che in campo risponde con grinta, classe e grande personalità. Il Pescara si trasforma, in mediana l'ex Ascolano detta i tempi, formando con Perra un tandem assortito e di indubbia affidabilità. Al resto ci pensano lì davanti i magnifici due. Cecchini su calcio franco fa le prove generali del nuovo vantaggio, che arriva puntuale al 35esimo. Guizzo rapinoso di Re Federico, che anticipa il suo dirimpettaio e scavalca di testa l'estremo sardo. 1-2. Il meglio o il peggio dipende dai punti di vista nel secondo tempo. Avvio sprint dei biancazzurri. Da manuale del calcio questa azione è tutta di prima in velocità, vanificata dalla bandierina dell'assistente di Zambon, che al quarto minuto non si lascia però sfuggire il contatto Cecchini-Panetto. Rigore solare che l'ex aquilano trasforma con la precisione che gli è proverbiale. 1-3. La Torres appare scossa e si affida al mestiere di Udassi, che all'11esimo trae in inganno il direttore di gara. Nessun fallo di Nicoletto, abbaglio piuttosto evidente, proteste infinite ed inutili. Frau sul dischetto, Santarelli intuisce ma non basta. 2-3. La gara torna fortemente in bilico. L'11 di Mereu ci crede, ma nel breve volgere di 3 minuti si trasforma in un piccolo istituto di beneficenza. Da censura la topica di Zitolo, praticamente un regalo per Apa, che propizia così il terzo gol personale di Federico Giampaolo. Quasi irridente invece la facilità con cui Palladini ruba palla, imposta e finalizza l'azione del 5-2. Sembra fatta, ma così non è. La serie neanche con 3 gol di scarto e circa 40 tifosi al seguito possono stare tranquilli. 35esimo, Pescara in 10 uomini, seconda ammonizione e cartellino rosso per Peppe Antonaccio. 2 minuti più tardi, corner di Frau, Santarelli anticipato da Panetto, che alimenta così una flebile speranza. Ma l'occasione di centrare il successo dopo una settimana difficile è di quelle da cogliere al volo per non vivere, almeno fino a questa sera, di grandi rimpianti. Una constatazione, capitano, il Pescara c'è. Pescara è tornato, più che altro che c'è, perché queste ultime 3 partite veramente abbiamo lasciato dei punti importanti, però adesso è inutile guardarsi indietro, bisogna guardare avanti. Noi viviamo la giornata da qui alla fine, giochiamo partita dopo partita come una finale. Quanto hanno inciso le scelte iniziali, che sono, insomma, si sono rivelate poi a conti fatti illuminate, no? Questa nuova posizione di Palladini a ridosso dell'attacco, Giampaolo molto largo, poi 2 centrali di centrocampo praticamente nuovi di zecca.
Beh, hanno inciso, ma credo che tutta la squadra abbia fatto una partita sotto il profilo caratteriale molto positiva. È naturale che i ragazzi, alcuni dei ragazzi erano molto provati sotto il profilo psicologico e quindi non era difficile magari esprimersi, non solo vincere ma esprimersi anche a buoni livelli. L'abbiamo fatto, questa è una cosa che ci dà fiducia. Esatto, sono stati giocatori che sono subentrati, che hanno giocato pochissimo e si sono comportati egregiamente, per cui va sicuramente un elogio a loro perché si sono fatti troppo pronti, hanno disputato una grande partita. Cito Minopoli in primis. Si è comportato veramente da più che da professionista, da uomo vero, e credo che alla fine abbia ragione lui e quindi va dato merito a questo ragazzo che è stato forse un po' troppo spesso lasciato da parte. Ma che squadra è? Questa squadra rischia di far impazzire la gente, si scioglie nei momenti più importanti ma nei momenti altrettanto topici si riorganizza e reagisce alla grande. Ma sinceramente non è che ci siamo proprio sciolti, però abbiamo vissuto 2-3 settimane un po' particolari perché la squadra stava andando bene dopo Crotone. Abbiamo avuto 4-5 infortunati, non per dare demerito a chi ha giocato, però infortuni importanti e poi magari partite anche delicate che magari non abbiamo affrontato con la giusta determinazione. Una tripletta per te, giornata dunque straordinaria, non c'eri più abituato da anni forse? Sì, l'ultima che feci penso a Pescara in Serie B, non mi ricordo quale partita, comunque fare 3 gol è sempre molto bello. Guizzi rapinosi in tutte e 3 le segnature. Sì, è strano, 2 gol di testa, che io non sono un giocatore che segni di testa, per cui penso che con l'esperienza si riesce anche a migliorare sotto questo punto di vista.